YouTube. In questo video volevo mostrarvi la deck profile che ha vinto il nazionale italiano di Stefano Lenti di Vraghi. Allora ragazzi, questa deck profile l'ho trovata sul sito che avevo mostrato l'altra volta. Anche se sul sito hanno le liste sbagliate perché mancano tre carte praticamente in ogni deck profile. Quindi vabbè, vi avviso subito che i prossimi video saranno le deck profile della top 8. Spero di riuscire a mettere tutte. E niente, possiamo iniziare. Abbiamo per parare, cioè per rendere il mazzo più sta meno è meno stabile il mazzo così, però è più sicuro contro altri mazzi forti da meta. Abbiamo 3 Drawl and Lockbird, 3 Max T e 3 Veiler per rendere il mazzo più forte contro Spellbook, contro Verze, contro anche Mirror Match. Poi abbiamo 2 per di Burner, 1 per di Lightning. E ho anche capito perché. Perché Tidal è meno forte degli altri. Non so. Tidal a me non piace. Cioè, uno è un 2004. E quindi è il più piccolo, perché lui è nel 2008, lui è nel 2006 e lui, vabbè, lui è in difesa grosso. E per me i migliori sono Blaster e Redox. Comunque, è più piccolo degli altri, quindi magari non è il massimo lui. E per me ha fatto anche bene, perché sì, non è proprio il massimo. Poi abbiamo 2 Stream per lui e 2 Rectan. Poi abbiamo 3 Blaster, 3 Tidal, 3 Tempest e 3 Redox. Oddio, scusate. Vabbè, comunque però non capisco perché si è messo solo un Lightning. Perché non abbia messo. Evviva! Scusate ancora. Perché non abbia messo 2 Tempest. Però questo qui, vabbè. Lasciamo a lui questa cosa. Poi abbiamo un Heavy Storm, un Dark Hole come stable. Poi, 3 Super Rejuvenation spalate. Una Sacred Sword of Seven Stars, solo una perché si vede che l'ha trovata pesante. E un Card Extraction perché sì, è veramente forte in questo mazzo. E 3 Gold Sarcophagus, 3 Sarcophagi d'oro. E 2 abilità risolutiva. Che non. Cioè, è veramente fortissima questa carta, è un potenziale veramente forte. E vabbè, niente. Poi, passiamo all'extra. Abbiamo un Armory Arm, un Black Rose, un Red Dragon Archfriend, un Arcidemone Denominatore dei Pensieri, un Antica Sacca Viverna, uno Scrap Dragon, un Spadaccino Cremisi, 3 Big Eye, 3 Dragosack, un Gaia the Thunder Charger e una Abyss Gaius. Poi passiamo al side. Abbiamo 3 Royal Decree, 2 Epidemic Virus, Eradicator Epidemic Virus, che è veramente spalato contro. Cioè, quando finiamo il materiale con Big Eye, contro Spellbook, questo qui fa la differenza, veramente. Poi, doppio Typhon, doppio Spaventapasseri veloce, una Morphin Jar numero 2, perché questa qui non ho capito bene, però è forte questa carta qui, però vabbè. Poi un Angelo 07 spalato, una pianta burattinaia e due Tsukuyomi che sono veramente forti contro Verze. Poi, basta ragazzi, con questo deck profile è tutto. Adesso caricherò quello del secondo posto. E niente, grazie a tutti per la visualizzazione e al prossimo video.